Promossa dalla presidenza dell'Adiconsum Taranto Brindisi e dalla CISLA di Taranto e Brindisi, l'undicesima edizione del premio Anello di San Cataldo nel Castello Aragonese di Taranto. Il riconoscimento è andato quest'anno al dottor Giampiero Marchesi, coordinatore della struttura di missione, responsabile unico del CIS di Taranto, presidenza del Consiglio dei Ministri. Taranto da questo punto di vista è all'avanguardia in Italia per la sperimentazione di questo tipo di strumento, poi c'è stato a Matera e in altre parti, ma abbiamo cominciato a Taranto e è uno strumento che sta dando risultati positivi sia in termini di accelerazione degli investimenti che già erano programmati a Taranto, sia in termini di attrazione di nuove risorse. Credo che su questo bisognerà fare una meditazione più complessiva, una valutazione più complessiva, spiegarlo di più ai cittadini tarantini, perché si sta facendo bene con tutta, come dire, la fatica, anche la lentezza, i ritardi qualche volta, ma si sta andando nella direzione giusta. Le motivazioni del premio nelle parole del segretario generale della CISL Puglia, Daniela Fumarola, e del segretario generale della CISL di Taranto e Brindisi, Antonio Castellucci. La CISL di Taranto Brindisi vuole lanciare un messaggio di speranza concreta partendo dalla premiazione del dottor Marchesi, che si è occupato del CIS e quindi di uno sviluppo aggiuntivo per questo territorio. La nostra volontà è di conferire al dottor Marchesi questo premio perché innanzitutto vogliamo dare un messaggio molto chiaro alla città, perché le buone pratiche esistono, perché sicuramente attraverso un lavoro coordinato ma soprattutto anche strutturato, programmato, si possono realizzare tutto quello che poi alla fine vorremmo per la città, per il territorio di Taranto. Quindi noi ci auguriamo che questo sia anche di buon auspicio per quello che ha in itinere anche il CIS, ma soprattutto per quello che poi anche la città ha la possibilità di toccare con mano e quindi attraverso quello che deve essere poi sostanzialmente anche lo sviluppo del territorio.